Buonasera a tutti. Ringrazio il vescovo Roberto e anche il mio vescovo Claudio per questo invito, certamente prezioso, per me impegnativo. Vorrei iniziare proprio a partire da una brevissima sintesi del Misericordia Vultus, la bolla promulgata da Papa Francesco nell'indire il giubileo straordinario sulla misericordia. Sono 25 numeretti, si possono leggere facilmente. In due minuti vi dico un po' la sintesi. C'è un certo cristocentrismo che si nota fin dall'esordio. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Misericordia è la parola che rivela il mistero della Trinità. Se non vi è rapporto con Dio che non abbia il suo fondamento nella misericordia infinita di Dio. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato. Era il numero 3. Bello che il Papa abbia pensato di aprire questa porta della misericordia proprio l'8 dicembre, questo dell'Immacolata Concezione, lei che è la Ianua Caeli, la porta del cielo, ed è anche il 50° anniversario dell'ultimo concilio, nel quale San Giovanni XXIII all'apertura disse: ora la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. E poi Santo Padre fa un excursus sui salmi. Anche qui, paziente e misericordioso, per dire che in Dio la misericordia non è un'idea astratta, ma è un amore che è proprio il caso di definire viscerale. Basta pensare al Salmo 136, che passa in rassegna tutta la storia della salvezza. Eterno è il suo amore per noi, eterna è la sua misericordia. E poi afferma che l'architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell'amore misericordioso e compassionevole. Solo alcune cose, non voglio fare troppo tardi, ma alcuni accenni a questo documento che è incentrato proprio unicamente sulla misericordia. Il brano che è stato letto è un brano fondamentale, è un po' il centro non solo del Vangelo di Luca, ma anche di Marco. Le parole che abbiamo appena ascoltato sono il centro di tutto il Vangelo, ed è solo il centro del messaggio cristiano. La novità che Gesù porta sulla terra è la parola, quella parola che si fa carne in ciascuno di noi. Il brano è molto chiaro, cercherò di commentarlo con semplicità, non uso paroloni, non è il mio stile, sperando che sia la nostra vita poi a commentarlo. All'inizio trovate quattro imperativi: amate, bene fate, bene dite, pregate. Poi contiene quattro imperativi che amplificano, dicendo come si vince il male, come si vince il male attraverso il bene. E poi ci sono anche le motivazioni del perché bisogna far così. Chi ha conosciuto la grazia, chi ha conosciuto l'amore, chi ha conosciuto Dio, fa così. E poi il versetto 36, avete accesso davanti, che è il centro di tutto il Vangelo di Luca. Lì si dice: io direi più che siate misericordiosi, diventate misericordiosi. È un cammino da fare.
diventate misericordiosi come il Padre. Poi seguono due versetti con ancora quattro imperativi che riguardano i rapporti che bisogna avere con la comunità, non giudicare, non condannare. Quindi la prima parte dice i rapporti che bisogna avere con i nemici, e vedremo chi sono questi nemici. E l'ultima parte, i rapporti, le regole fondamentali della vita nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie. E al centro c'è la motivazione del perché il Padre è così. Se noi siamo figli, dobbiamo onorare la paternità che abbiamo. Vedete, qui in questo testo non ci sono moralismi né intimismi. Io mi devo comportare come il Padre si comporta, non perché è prescritto così. Vediamo distintamente questi brani. Ci sono tre nuclei. Li leggiamo distintamente con un commento ai singoli. I primi versetti 27 e 28, ma a voi dico, amate i vostri nemici, fate bene a quanti vi odiano, benedite, pregate. Qui si dice come bisogna comportarsi con i nemici. Chi sono questi nemici? Tanto ognuno pensi chi è. Noi diciamo sempre, se non ci fossero i cattivi, che ovviamente sono sempre gli altri, come sarebbe tutto facile, facile vivere. Purtroppo però i nemici ci sono. Come bisogna fare per sterminarli, per eliminarli? E poiché non si osa dire eliminare i cattivi, ci si chiede come bisogna fare per vivere bene in questo mondo dove ci sono anche nemici. I nemici chi sono? Ovviamente quelli che non ci vogliono bene, sono quelli che sbagliano, quelli che fanno del male, sono quelli. Ecco, Gesù dà un imperativo. Cosa bisogna fare con i nemici? Amate i vostri nemici. Direi che forse è l'unica religione, l'unica fede. Questo è, anche questo è un centro del messaggio cristiano. Amate i vostri nemici, perché Dio non ha nemici. Dio non ha nemici, ha solo figli e figlie, è padre, è anche madre. Tutti sono figli. E l'amore dei genitori è gratuito, è incondizionato. E se per caso il figlio combina qualcosa di male, quasi quasi è il genitore che ti sente in colpa e cerca di volergli ancora più bene. Siamo chiamati ad essere come Dio. Sono parole grosse, ma il testo è questo. Dio è amore assoluto, gratuito, incondizionato. Ed è proprio con i nemici che il nostro amore è assoluto, gratuito, incondizionato. E chi non ama i nemici, non ha lo Spirito di Dio, non ha ancora conosciuto Dio, non ha ancora conosciuto che il nemico di Dio sono io che non amo i fratelli, perché lui è padre, lui ama me, anche se io magari non amo i miei fratelli. Quindi l'amore del nemico indica che abbiamo lo Spirito di Dio, che siamo interiormente liberi dal male, che il male diventa il luogo di una capacità di amore più grande, che è l'unica forza che può riscattare il mondo. Ed è bello vedere che Gesù non considera un mondo ideale dove tutti siamo buoni. No, il mondo è quello che è e il male c'è. E il male è la nostra chiusura nei confronti dei fratelli. E chi opera il male, che bisogno ha? Ha bisogno di essere amato ancora di più. Il male uno lo fa perché non è amato.
Quindi, per modo di dire, se uno fa il male, se mio fratello fa il male, quasi quasi dovrei dire colpa mia. Ma anche se non gli avessi dato occasione per il male, se l'altro fa il male, è perché chi gli è vicino non gli ha dato quella testimonianza d'amore, quella testimonianza di accoglienza che gli possa dare la capacità di volersi bene, di voler bene. È l'unica arma che Dio ha per convertire l'uomo, la misericordia. L'amore per i nemici, proprio come ha fatto Gesù sulla croce, Padre, perdona loro. Ricordate il testo di Paolo, a stento si trova uno che dia la vita per un uomo da bene, ma Dio ha mostrato il suo amore per noi perché quando ancora eravamo suoi nemici ha dato la vita per noi. È Paolo che lo dice. Quando eravamo suoi nemici ha dato la vita per noi. E questo è il centro del cristianesimo. Siamo stati salvati per grazia. Non perché siamo bravi, non perché siamo bravi. E se allora Dio mi ama come figlio gratuitamente, allora amo il fratello gratuitamente. E se non lo amo vuol dire che non ho capito che io sono figlio, amato gratuitamente, e quindi l'altro è come me, gratuitamente amato dal Padre. È una parola grande questa, ed è l'unica porta di Dio, che poi se volete è anche l'estrema debolezza, perché questa porta lo porterà alla croce. Ed è bello vedere che il male non è più il luogo di perdizione, di conflitto. Con questo atteggiamento il male, con questo spirito, diventa il luogo di un amore forte, più forte di ogni male, più forte di ogni peccato, di ogni morte. È solo l'amore che vince anche la morte. Gesù è risorto perché è morto per amore. Dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Non è che il male oscuri la potenza di Dio, che Dio non ci sia più perché c'è il male, ma il male paradossalmente è diventato il contenitore del massimo bene. Dio è amore gratuito e nel male si rivela come gratuito. Non è che il male sia necessario, se non ci fosse sarebbe meglio. Il male è mancanza di amore. Ma la mancanza d'amore rivela l'amore più grande di Dio, che ci ama gratuitamente, in modo infinito. E questo amore non è semplicemente il cuore, questo amore si traduce nel fare il bene. A chi ti fa del male? Tu fai del bene. Se qualcuno dice male di te o ti maledice, tu benedicilo. Se qualcuno ti calunnia, prega per lui. Sono parole che c'è quasi paura a commentare, tanto sono forti in se stessi. Quindi questi quattro imperativi, prima di essere imperativi, sono degli indicativi. Perché sono indicativi? Perché sono quello che Gesù ha fatto per me, mi ha amato, ha fatto del bene, mi ha benedetto, ha pregato per me, quando ancora io non lo conoscevo. Se noi ci comportiamo così, uno potrebbe dire, beh, allora va tutto male, il male è giustificato, il male non finisce più. Questa è un'obiezione. Se non si reagisce al male, vince il male. Ecco allora che Gesù spiega come si vince il male. Come lo spiega? I versetti che vengono dopo, 29-30. A chi ti colpisce tu la guancia, porgi anche l'altra. Qui Gesù ci spiega come si vince il male. A chi ti colpisce sulla guancia, porgi anche l'altra. Il male è vinto dove uno ha la forza di non rispondere al male col male, dove ha un amore tale che è disposto a portarne il doppio piuttosto che raddoppiarlo lui.
Gesù è verde. Noi davanti al male a volte rispondiamo addirittura in anticipo, così il male è subito raddoppiato. Se uno ci dà uno schiaffo io ne do due, così il male è triplicato. Il male finisce dove uno ha la forza di arrestarlo, e questa forza la può dare solo l'amore. E lì davvero cessa questa catena del male. A chi ci prende il mantello, non negare la tunica, una disponibilità ad andare oltre, pur di non contendere. A chi ti chiede, da, qui non è neanche specificato che cosa. Dio è amore, e l'amore dà, da se stesso, da se stesso. A chi ti prende le tue cose, non richiederle. A dare ci si sente anche bravi, generosi. Se uno me le ruba, è un po' più brutta la cosa, no? Non richiederle, notate, non richiederle. Come ha fatto Dio con noi, mai dimenticare questo. Per uscire dal moralismo dobbiamo sempre pensare che queste cose prima di noi le ha fatte Lui. Lui ci ha dato la vita. Lui, Adamo voleva rubargliela la vita. Lui ci ha donato di essere simili a Lui. Allora ci chiediamo, allora, come si vince il male? Le nostre tecniche sono: basta un male maggiore. È la legge di Caino, 7 volte sarà ucciso chi tocca Caino. È chiaro che nessuno tocca, lo tocca. Il famoso Lamech diceva 70 volte 7, cioè noi facciamo come deterrente un male maggiore per evitarne uno minore, ma così non si vince il male, lo si moltiplica all'infinito. Al massimo lo si contiene con la violenza, il terrore. Il male è vinto solo da questa capacità, da questa forza, da queste parole che abbiamo letto prima. A chi ti colpisce porgi l'altra guancia, a chi ti prende dà anche la tunica. Si vince con queste parole, che valgono ancora dopo 2000 anni. Sono le più alte parole che siano risuonate sulla terra. Fossero solo parole va bene, parole alte, se ne sono dette anche tante, ma queste parole sono l'autobiografia di Gesù. Gesù si è comportato così, sono quel desiderio che ognuno di noi ha. Cosa vorrei io? Che mi amassero, mi facessero del bene, mi benedicessero, pregassero per me. Che non rispondessero se li tratto male, che mi perdonassero, questo vorrei. Allora fai questo agli altri. Qualcuno comincia a farlo, si innesca questo circolo virtuoso di uno che incomincia ad operare il bene, che inizia questo mondo nuovo, incomincia anche sulla terra il regno di Dio. Se noi viviamo questa parola, questa realtà, perché questa è la forza dello Spirito Santo. E quel che colpisce è che queste parole fanno parte, vedete, di una catechesi battesimale. Non sono cose radicali per chi vuole essere più bravo degli altri, ma no, fanno parte della catechesi battesimale. Noi pensiamo che sia la perfezione somma della vita, no. E la catechesi battesimale, essere battezzati vuol dire accettare l'amore gratuito di Dio per me, perché sono suo figlio e lui ha dato la vita per me. Battezzarti vuol dire andare a fondo, vado a fondo nel suo amore, nella sua umanità. Vivo di questo amore con i miei fratelli, con tutti i difetti, le mancanze, i peccati che ho, però è questo ciò di cui io vivo. E dove non vivo di questo, cosa mi capita? Mi capita che sperimento che il Signore mi perdona ugualmente, mi ama gratuitamente, mi fa del bene. È il centro dell'esperienza cristiana.
A volte si fanno tante elucubrazioni catechetiche, è molto semplice tutto questo. Prima mi diceva, accennavo il battesimo, andare a fondo. Voi pensate che con questo momento al battesimo di Gesù al Giordano, quando si presenta è uno sconosciuto. Tu il Battista che si scandalizza, ma come? Tu vieni a farti battezzare da me. Era la prima volta che il Figlio di Dio si presenta nella storia e si mette in fila con i peccatori. E il Battista non vuole battezzarlo. Gesù dice permetti, chiede quasi il permesso. Dobbiamo adempiere il disegno di Dio, ogni giustizia che è il disegno di Dio. E mentre è lì, scende, si spacca il cielo. Questo è mio figlio. State attenti a scegliere il Messia. È quello che è solidale con noi fino in fondo, fino alla morte. Perché Gesù alla fine muore? Per non lasciarci soli in quel momento, dove lì siamo da soli. Chi ci sta accanto ci può amare finché vuole, però il passaggio, chiamiamolo pure che tu tunnel della morte, c'è solo Lui che ci è passato prima di noi. Questa figura del battesimo al Giordano rimane uno scandalo, ma di una grande umanità, di una grande solidarietà con l'uomo fino alla morte. E poi, brevemente, come vorrei dire, il versetto 31 è molto semplice: come volete che facciano voi gli uomini, fate loro secondo me. Anche noi in fondo desideriamo dagli uomini che ci trattino bene e li consideriamo nostri diritti, che ci vogliano bene, che ci facciano del bene. Ecco, quelli che riteniamo essere i nostri diritti diventino anche i nostri doveri. Noi sui nostri diritti a volte litighiamo, perché tutti abbiamo degli uguali diritti e nessuno ce li concede. Il diritto diventa qualcosa di reale quando qualcuno lo riconosce come dovere nei confronti dell'altro. E poi si passa all'altro nucleo, che è interessantissimo anche questo. Se amate quanti vi amano, quale grazia avete? Qui ci danno le motivazioni del perché agire così. Se noi amiamo solo chi ci ama perché ci ama, vuol dire che quando l'altro non ci ama non lo amiamo, che vuol dire che lo amiamo per interesse, non perché amiamo lui, ma amiamo avere da lui la gratifica di essere voluti bene. Quindi non ami lui ma ami te stesso, per un tuo tornaconto. Il testo dice: quale merito? La traduzione migliore greca dice: qual è la vostra grazia? Non è quale merito ne avrete, in greco c'è grazia, e grazia è il contrario di merito. Quante volte dico, nel cristianesimo non esiste la meritocrazia, l'unico che ha meritato è Gesù Cristo. Noi siamo tutti graziati da Lui, salvati per grazia, non per merito, il merito è Lui. Quindi se tu fai queste cose, che merito, che grazia hai? La grazia non si merita, la grazia è dono. Cioè, che esperienza avete della grazia, dell'amore gratuito di Dio? Se non fate così, non avete nessuna esperienza della grazia, non avete esperienza del battesimo, non avete esperienza dell'amore gratuito di Dio per voi, se non fate così. E noi siamo abituati a far del bene a chi ci fa del bene, amiamo chi ci ama, ma questo non è amore gratuito, questo è ancora un amore interessato, è un meretricio, con la ricompensa. Cioè, far del bene a chi ti fa del bene è anche un ottimo ricatto. Ti faccio questo se mi fai quell'altro. Non è amore questo, è una trappola. Ti voglio bene se fai così. Un buon commercio. Ti voglio bene così anche tu mi vuoi bene. Uno scambio, una transazione commerciale. Quindi c'è un amore, un far del bene che non conosce la grazia,
che fanno anche i peccatori, si è detto. Ed è sbagliato. Serve a volte per comprare l'amore, per catturare l'altro, per ricattarlo, averlo in mano, un buon investimento in valori umani. Ma questa è la distruzione della grazia, della gratuità. L'amore o è gratuito o non è amore, perché Dio è così. Quando Paolo dice altri imitatori di Dio, non possiamo scimmiottare Dio. Imitare Dio nella gratuità della grazia. E Gesù conclude positivamente la motivazione: amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza nulla sperare, e sarete figli dell'Altissimo, perché Lui è benevolo per i buoni e i cattivi. Quindi qual è il motivo positivo che Gesù dà per l'amore dei nemici? È questo: se amiamo i nemici, siamo figli di Dio, questa è la ricompensa. Perché Dio è padre di tutti, e dicevo prima, Dio non ha nemici. Se tu non ami i fratelli, neghi di essere figlio, perché neghi il fratello. Quindi proprio amando il nemico divento figlio di Dio. Se non amo il nemico, io non sono più figlio di Dio. Sono nemico di Dio che ama anche i nemici, che non ha nemici, ama tutti. Poi c'è un primo apostolo: chi è questo Dio? E dà una definizione che poi si completa col versetto successivo. Dio è benevolo, misericordioso, per i buoni, i cattivi. Mentre l'egoismo usa gli altri a proprio vantaggio, l'amore è a servizio degli altri, anche se sono cattivi, anche se sono sgraziati, perché Dio è così con noi. Paradossalmente, vedete, io dovrei essere riconoscente anche con chi mi fa soffrire, che a volte mi fa anche del male. Perché questo mi dà la possibilità di essere come Dio, che è buono con tutti, anche con i cattivi. Riconoscenza, vedete, a chi fa del male, sembra paradossale. La riconoscenza per chi ti fa del male è una norma di buona educazione, non un esercizio di fede ancora, buona educazione. Io penso ai martiri, i martiri cristiani, hanno in comune che cosa? Dar la vita per i loro nemici, li stanno massacrando, cioè non vanno al martirio imprecando contro i tiranni, contro coloro che li trattano male, non invocano fulmini dal cielo, hanno lo spirito del Padre, che è lo stesso di Gesù, che ama gli altri senza condizioni. Tocchiamo la parte finale, il versetto famoso, versetto 36. Diventate, ciò che siate, diventate misericordiosi, siccome anche il Padre vostro è misericordioso. Vedete, per uscire dal moralismo, proprio questo. Dobbiamo essere come chi ci ha creato, come il Padre. Fermiamoci su questo versetto, che è il cardine di tutto il Vangelo di Luca. Si dice che Luca lo scriva dalla mansuetudine di Cristo, e per capire questo versetto tenete presente che Luca richiama il testo che è al centro di tutta la legislazione di Israele. Israele ha questo principio sacrosanto: siate santi perché Dio è santo. Siamo chiamati a diventare come Dio, e Dio è santo. Santo vuol dire diverso, è altro. Siate altri perché Dio è altro. Matteo dice, capitolo 5, siate perfetti come Dio. Dio è altro perché è perfetto, non gli manca nulla. Qui Luca spiega il perché Dio è perfetto. Ecco, Dio è perfetto non perché è misericordioso,
Non è un attributo di Dio l'essere misericordioso. Dio è misericordia. Molto di profondo. Dio è misericordia. La parola misericordioso, misericordia in greco traduce una voce che in ebraico vuol dire utero materno. No? Qual è la qualità profonda di Dio Padre? Che è madre, che ci accetta senza condizioni. Solo così possiamo vivere, altrimenti chi potrebbe vivere se non è accolto in un utero? Chi è stata madre sa cosa vuol dire. Chi potrebbe vivere se non è accolto in un utero? Così noi non esistiamo, se non siamo amati assolutamente senza condizioni. E il desiderio profondo di ogni persona sulla terra è quello di essere accettato senza condizioni, se no uno non vive, non può vivere, è schiavo del suo bisogno di amare, di accettazione, non è più libero, cercherà dappertutto questo, e Dio è questo, questa è la santità di Dio, Dio ha perché è così. Questa è la perfezione di Dio, essere misericordia che contiene ogni miseria. Il testo dice diventate, e ciò suppone che non lo siamo, ed è mi sembra più ragionevole, che il senso della nostra vita è diventare misericordiosi, potremmo tradurre proprio così, materni come il Padre. La qualità fondamentale di Dio Padre qual è? È che è anche madre, che è amore senza condizioni. Questa è la santità di Dio. Se non fosse così non esisteremmo. Ci ha fatti Lui. Noi siamo chiamati a diventare come Lui. E il male che c'è nel mondo è perché ignoriamo che Dio è così nei nostri confronti. Uno il male lo fa perché non è contento di sé, non si vuol bene. Allora come fa a voler bene agli altri? E uno si vuol bene se è voluto bene. E Dio è venuto a testimoniarci il suo amore assoluto per noi, questo amore infinito. Quando nel capitolo 17 di Giovanni, li hai amati come hai amato me, dice Gesù al Padre, li hai amati, parlando degli apostoli, come hai amato me. C'è dato il Figlio che ci ha testimoniato tutto l'amore del Padre. Ed è bello che sia stato il Figlio perché è nostro fratello. Così lo possiamo fare anche noi. E il senso della nostra vita è diventare così. Mi pare interessante, se volete, l'accostamento anche tra l'utero materno e la parola padre, la parola madre, ci porterebbe lontano. Come vedete, il momento della fine, il Vangelo ci propone una cosa molto semplice, che è il desiderio fondamentale di ogni uomo, diventare come Dio. Solo così siamo ciò che siamo Suoi figli. Non ci dice niente di strano, In fondo ogni religione vorrebbe diventare come Dio, ma chi è Dio? Dio è santo, lo dicono tutte le religioni, Dio è altro, si spera, Dio è perfetto, ma qual è la sua perfezione? È la sua paternità materna, o la sua maternità che è anche paterna. Poi uno riproduce con i fratelli l'esperienza dell'amore che ha ricevuto dal padre, dalla madre. E poi vedete come seguono come conseguenze alcune articolazioni di come essere misericordiosi. E qui vengono fuori le norme della vita comunitaria, non giudicate, non condannate, assolvete e sarete assolti. Anche qui ci sono quattro imperativi che non riguardano più l'amore del nemico, ma il come ci si rapporta tra fratelli.
dopo che diventiamo come il Padre, quindi queste sono le regole della vita comunitaria. Se veramente siamo come il Padre, che ci ama gratuitamente, è impossibile giudicarci. La prima regola è non giudicare. Capite che, prima tutti fanno l'esperienza, uno vive o muore del giudizio dell'altro. Noi siamo come gli altri ci vedono, ci giudicano. E a volte ci costringono ad essere come dicono che siamo. Il giudizio cattivo, rende cattivo. Gesù ci dice di non giudicare per diversi motivi. Il primo motivo è che Dio solo è giudice. E chi giudica prende il posto di Dio. Commette il peccato più grave, si mette al posto di Dio. Secondo, il giudizio di Dio è il contrario del nostro. Qual è il giudizio di Dio? Il giudizio di Dio è la croce. Mai dimenticato. Il giudizio di Dio è la croce. Il giudizio di Dio è che noi siamo tanto preziosi ai suoi occhi, anche se siamo peccatori, che dà la vita per noi. Questo è il giudizio di Dio, è la misericordia. E se noi giudichiamo, siamo giudicati non da Dio, ma da noi stessi, perché non accettiamo l'altro come fratello, come figlio. Quindi neanche io sono figlio e Dio non è più padre. Nego Dio giudicando il fratello. Nego l'essenza di Dio che è padre e madre, che accetta fino in fondo l'altro. E questa è la prima regola dello stare insieme. Infatti qual è la prima cosa che facciamo quando vediamo una persona? Spesso la giudichiamo, la valutiamo, la misuriamo. E subito c'è già l'esatta misura di tutto un modo con cui un sacco come si comporta. E magari si comincia anche ad attaccare. Il testo dice smettetela di giudicare, tradotto in soldoni, smettetela di giudicare, solo allora io vivo come figlio di Dio. Se non giudico, sono come Dio che non giudica. E guardate che il non giudicare vuol dire far vivere l'altro. Supponete che uno che viva costantemente sotto il giudizio, un esempio banale, in famiglia, un marito e una moglie, se sbaglio chissà cosa mi farà, ma sbaglia, sta in pace. Se devi vivere sotto il terrore che l'altro ti giudica, non c'è niente di peggio, è impossibile vivere, non sei più te stesso. Questo è il vivere con la paura di sbagliare, è un blocco totale. Abbiamo tutti il diritto di esistere come siamo, senza essere giudicati. Qui mi viene in mente un'infermiera, che ha vissuto così 30 anni accanto ai cosiddetti, è brutto dirlo, malati terminali. E cosa dice questa donna che ha vissuto tanti anni accanto a queste persone? Qual è il rammarico di queste persone che ormai non possono più tornare indietro? Erano sull'orlo, diciamo, del paradiso, ma stanno lasciando questa terra. Qual è il rammarico di non essere stati se stessi, perché spesso condizionati dal giudizio degli altri? Non essere stati se stessi è un rammarico, perché queste persone non potete più tornare indietro, chiamano terminali, anche se è brutto chiamarli così. Ed è, dicevo, questo, l'unico rammarico è non essere stati se stessi, perché giudicati hanno vissuto secondo il condizionamento di tutti gli altri. Spendendo una parola ancora sul non giudicare, credo che andando avanti negli anni di esistenza uno può capire, è difficile giudicare, è difficile, è complessa la motivazione che sta sotto il modo di agire di un'altra persona.
ho sentito questa espressione: se uno fa del bene avrà i suoi sporchi motivi, se uno dice male avrà le sue giuste ragioni. È difficile capire, proprio perché ogni persona è qualcosa di molto profondo. Si può dire che è un mistero che solo Dio capisce, e solo Dio allora giustamente ritiene di giudicare a modo suo. Il contrario del giudizio è la stima, e bisogna abituarsi a vedere altro e a vedere se stessi come oggetto di stima e di amore di Dio. Allora davvero non giudico, cioè giudica l'altro per quello che è figlio di Dio, amato infinitamente dal Padre, è mio fratello, qualunque sia la cosa che fa, per quel che io sappia. E poi c'è anche il non condannato. Se il giudizio è un fatto più interiore, la condanna è esterna, è l'esecuzione. Io posso uccidere l'altro anche con il mio giudizio. Ci sono infiniti modi per condannare, a parole, a fatti. Se condanno, mi condanno. Non sono figlio, non sono fratello. Non ho ancora lo spirito del Padre. E poi positivamente dice: perdonate, o meglio ancora, assolvete, che vuol dire slegare. Noi possiamo slegare l'altro dal suo male proprio col nostro giudizio positivo, con la nostra stima. Perché chi fa male non ha stima di sé. Chi fa male spesso non ha stima di sé. E poi c'è date, senza specificare che cosa, date, nella misura in cui diamo, riceviamo. E cosa ricevo io, non giudicando? Non è un merito, è qualcosa di più. Facendo così io divento come Dio, vivo in pienezza la mia umanità. Il prossimo convegno ecclesiale di Firenze è proprio in Gesù, la vera umanità. Chi vive la pagina di stasera, se viviamo la pagina di stasera, viviamo la nostra umanità. Siamo veramente quello che Dio ha sognato per ciascuno di noi. Con il tempo è volato via, anche è stato molto sintetico, eh? Queste parole sono lo specchio della vita cristiana. Potremmo dire una specie di breviario della vita cristiana. Se i valori sono questi, il mio rapporto con gli altri è diverso. Il rapporto con i nemici è di amore gratuito. Perché? Perché Dio è madre, amore gratuito, e il rapporto con i fratelli non è più di giudizio, non è più di condanna, è di liberazione del fratello, è di dono. Perché così fa Dio. Quindi niente moralismi, niente intimismi. Questo è Evangelo. A volte fa un po' compassione quando sento qualcuno che parla di aver avuto grandi illuminazioni spirituali. Non ci credo molto. L'unica illuminazione è quella che c'è nella vita quotidiana, vivendo, non dico io, ruminando la parola, assimilando la parola. Uno diventa la parola che assimila, uno diventa la parola che rumina. Se hai capito che Dio è così, certo, diventate, lo capisci un po' alla volta. Dobbiamo tenere conto anche della nostra umanità, delle resistenze che a volte abbiamo, però questo è il cammino, e questo è il cammino della luce, non altri cammini. Gli altri forse sono delle pseudo-luci. La luce vera è la misericordia, che è l'essenza di Dio, se no non è più Dio. E l'amore è molto bello, ma è anche esigente. Purifica molto più di qualunque dovere, di qualunque esigenza che uno si impone. Cioè non dice che tanto tutto va bene, no. Se uno ama, non dice che tutto va bene. L'amore è anche delicato, l'amore è molto attento. Capisci subito cosa c'è che va, che non va. L'amore alla fine
diventa veramente misericordia.